Ciao, bentornate sul mio canale. Il primo video dei prodotti terminati di gennaio e partiamo con tantissimi prodotti. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo bagnoschiuma al talco che ho acquistato da Euromania, infatti questo è il suo logo. Ed è questo bagnoschiuma appunto al talco, idrata e protegge la pelle. E da 1 litro, questi sono gli ingredienti. Come al solito vi faccio zoom e poi mettete in pausa il video per vederveli. Appunto, mi è piaciuto davvero tantissimo perché questo bagnoschiuma è veramente ottimo. Appunto, idrata tantissimo la pelle e lascia un profumo di talco molto gradevole e persistente. Appunto, da Euromania a 1 euro, prima che mi dimentico il prezzo. Poi ho acquistato questo bagnoschiuma sempre a tutto 1 euro di Fiorire questa volta, ai frutti rossi, questo è Fiorire Parisienne, è sempre 1 litro. Se trovo gli ingredienti ve li zoomo, eccoli. Mettiamo a fuoco. Allora, questo bagnoschiuma è stato ottimo. Mi dispiace soltanto per l'apertura, che è così, e quindi l'ho dovuto travasare. Però ha un ottimo profumo, è eccezionale. Appunto, da Euromania a 1 euro. È ottimo, è un profumo veramente gradevole e rimane molto persistente. Io amo i bagnoschiumi che restano, cioè proprio resta il profumo in modo persistente, perché poi se non c'è più il profumo non mi piacciono. Quindi questo è 1 euro. Poi ho terminato il Palmolive. Mettiamo a fuoco, Palmolive Softly Lisse ed è per capelli crespi e ribelli. Questo è molto ottimo, ha un profumo eccezionale anche questo, 350 ml. Vi faccio vedere gli ingredienti. Si mette a fuoco, ecco. Ottimo veramente, questo sempre da Euromania, 1 euro, però c'è un po' dappertutto. Poi il Dermomed non manca mai. Di nuovo il Lilium e Dragon Fruit. Questo è eccezionale. Lo scorso mese mi pare di averlo acquistato e l'ho riacquistato. 750 ml. Questi sono gli ingredienti. E questo io amo i Dermomed, ormai lo sapete. E questo l'ho riacquistato. Poi, sempre da tutto 1 euro, quindi 1 euro. Ho terminato le mie amatissime salviettine Hello Baby, queste da Eurospin. Sono 80, metto a fuoco. No alcol, no parabeni. Questi sono gli ingredienti. E sono ottimi, hanno un profumo eccezionale. Infatti io li acquisto solo per il profumo, perché è buonissimo. Poi ho terminato questi dischetti, maxi dischetti 40 pezzi all'argan, e c'era il lato rigato e il lato liscio. Devo dire ottimi. Questi li acquistai da Eurospin, mi pare sulle 2 euro. Veramente ottime. Però le mie preferite restano solo ed esclusivamente quelle di Lidl. Poi ho terminato il mio solito shampoo, questo qui di Nier antiforfora di Eurospin, 1,39 euro, 300 ml. Faccio ingredienti e quindi, come al solito, c'è questo tra i miei prodotti finiti del mese. Poi ho terminato due di questi shampoo, di cui mi sono accorta adesso che qua un po' c'è, ma è proprio un minimo.
Questo è veramente eccezionale ed è lo shampoo Sien con aloe vera per capelli fini e leggermente grassi. Questi sono gli ingredienti, ma mi hanno detto che ha un INGI comunque eccezionale, quindi si può acquistare tranquillamente. Me l'ha consigliato la mia amica. Ciao tesoro. E niente, questo lo riacquistiamo ormai sempre, è proprio un must. Ecco. Poi ho terminato un altro bagnoschiuma, questo qui è di Altaea. Erboristeria, bagnoschiuma di bellezza, talco iris con olio di argan. Allora, c'è da dire una cosa, che questo bagnoschiuma mi sembra il dupe o è lo stesso di Dermomed talco iris, cioè è identico, molto persistente, lava bene, 750 ml ed è veramente un ottimo bagnoschiuma. Quindi se troverò questo lo riacquisterò tranquillamente perché è ottimo. Poi ho terminato della linea Sien questo bagnoschiuma, Blooded Orange Camomile Herbal Bath. Erano tre, c'era questo e poi altri due. Io ho preso la fragranza arancia e camomilla, se non mi sbaglio. Allora, bagnoschiuma alle erbe, arancia rossa e camomilla. Eccezionale, veramente buonissimo. Questi sono gli ingredienti. Peccato solo che è 500 ml e è buonissimo. Ha un odore strepitoso di arancia, cioè l'arancia con la camomilla è un connubio veramente molto buono. È profumatissimo, lava bene, è un gel concentratissimo e mi è piaciuto proprio questo. Questo 1,19 euro da Lidl. Poi ho terminato, scusatemi. Questo solvente di fiori di magnolia a 49 centesimi l'ho trovata. Gli ingredienti sono solamente acetone, acqua e profumo come al solito. Questa non è la prima volta che lo acquisto sempre. Poi ho terminato un po' di deodoranti, beh, due. E abbiamo terminato. Allora, ho terminato questi deodoranti. Allora, questo è di Penny Market e non è la prima volta che lo acquisto. È 1,19 euro ed è veramente ottimo. Questi sono gli ingredienti. Non fate caso alle unghie perché ormai con la ricrescita devo andare a rifarle. Appunto, questi qua. Questo è ottimo. È molto duraturo, ecco. Allora, veniamo a questo deodorante, che si è aperta la polemica su Instagram. Una ragazza mi ha scritto, scusatemi, una ragazza mi ha scritto che non ero sincera nel recensire questo prodotto, perché questo prodotto fa schifo e quindi io non ero sincera, tanto non mi paga Lidl. Allora, io dico questo, io con questo deodorante mi sono trovata e mi trovo tuttora bene e lo acquisto, anzi proprio è il deodorante del momento. Non avrei nessun motivo di dire che non è un deodorante valido perché lo acquisto di tasca mia, quindi non ho motivo di fare falsa pubblicità a Lidl, anche perché Lidl non mi retribuisce. E quindi io mi trovo molto bene con questo deodorante. C'è chi comunque si è trovato male perché ho letto alcune recensioni, però non tutti abbiamo la stessa pelle. Quindi non tutti abbiamo la stessa pelle. Allora vi faccio vedere gli ingredienti, che sono questi. Non so se gli ingredienti sono buoni o no, perché io non sono una veterana del EcoBio e INCI Perfetto, cioè a me non interessa. Comunque io mi trovo bene con questo deodorante. Poi, per ultimo, ho terminato questo fondotinta di Sien, scusate,
SPF 15, questo non ricordo il prezzo, ma mi pare intorno alle 2 euro in offerta ed è di 30 ml. Allora, gli ingredienti sono questi, speriamo si vedano perché è tutto bianco. Ecco, scusate, ma sono un pochino raffreddata. Infatti ho aspettato un po' a fare questo video perché ero veramente raffreddatissima. E niente, ancora c'è. Ho fatto il video giusto per farvi vedere il flaconcino intero, perché ora lo taglio e prendo tutto quello che c'è da prendere. Un'ultima cosa che non c'entra niente con i prodotti terminati, volevo farvi vedere queste tisane che ho terminato appunto questo mese. Allora, ho terminato questo infuso Lester House Mirtilli e Frutti Misti, che è eccezionale, 10 euro spin. Faccio vedere cosa c'è dentro. È ottimo. Carcadè, pezzetti di mela, scorze d'arancia, scorze di rosa canina, scorze di limone, bacche di sambuco, mirtilli, c'è tutto. Lo uso maggiormente a colazione o nel pomeriggio. Poi ho terminato questo infuso che senza di questo, cioè a casa mia c'è sempre questo assolutamente. Allora, ed è la tisana digestiva di Lester House, sempre di Eurospin. E questi sono gli ingredienti: menta semi di anice, menta piperita, semi di anice, radice di liquirizia e camomilla. È veramente digestiva, l'unica tisana veramente digestiva e buona, perché non mettiamo neanche un goccio di zucchero, che io acquisto. Cioè io vado da solo ad Eurospin per acquistare questa appena mi finisce. Poi, sempre di Eurospin, ho terminato, però questa volta della linea Le Nostre Stelle, sempre di Lester House, tè verde e foglie di menta. Scusatemi per l'ho strappato perché lo tenevo così in cucina. Questo è ottimo, questo tè verde è ottimo. Questi sono gli ingredienti: tè verde, menta, provenienza dall'India, è un ottimo tè. Molto gustoso, molto dissetante, soprattutto il tè verde e la menta lo trovo un connubio molto buono. Allora, non vi ho detto i prezzi, questo mi pare intorno alle 2 euro, questo 1 euro al massimo e questo 89, ma comunque non più dell'euro sono. Questo qui invece è un tè marocchino di Lidl, l'ho acquistato quest'estate quando c'era la settimana marocchina. Ed è molto ma molto buono e c'è anche un pochino di miele e l'ho apprezzato davvero tanto. Questi sono gli ingredienti: mentastro verde, foglie di mora, aroma di miele, miele granulare, maltodestrina e miele. Ottimo veramente. Quindi quando ci sarà di nuovo la settimana marocchina ve lo consiglio davvero tanto. Niente ragazze, questi erano i miei prodotti finiti del mese di gennaio. Vi mando un bacio, al prossimo video, ciao!